Buongiorno amici, bentornati sul canale Amico Orologiaio. Oggi sabato, come di consueto, ci troviamo a Limbiate. Ieri sera invece eravamo in quel di Manerbio per il festival di Manerbio, dove c'era anche l'esposizione di orologico. Partiti presto questa mattina, arrivati in quel di Limbiate, adesso andiamo a fare un giro per il mercatino di Limbiate. Buongiorno a tutti, sia quelli belli che quelli brutti. Ciao Marco. Devo picchiare? Ciao Fabio. C'è un follower che è arrivato da Roma. Buonasera. Nome? Come? Il tuo nome? Io sono Marco. Ciao. Marco. Ah sì, me l'hai detto prima, scusa, ma sai che io ho un po' di... Watch check, vediamo un po' cosa hai oggi di bello a polso. Normalissimo Citizen. Che piuttosto che niente, le mie piuttosto. Piuttosto, beh, quello buono l'abbiamo lasciato a casa. Bravo, hai fatto bene. Allora, per te un simpatico omaggio dell'amico orologiaio che ti grazie porterà mille. Fortuna nelle tue future cacce di orologi. Assolutamente, grazie. Dai, ti lascio, ciao amorosa di Marco, buona caccia. Ma che bella gente che c'è qua stamattina. Teresa, hai abbandonato finalmente il Zenith Primero. Sono contenta. Perché? Perché mi manca. Ma c'hai su un bellissimo Mortima? Che non ti sbagli mai. C'è la bolla. C'è la bolla Mortima. Bolla. Fantastico. Mio amico Luca oggi va in giro con il braccialetto Tiffany, con Normalis, per gente anormalis. Anormalis. Giusto. Invece dall'altra parte cosa abbiamo di interessante? Le Cutre. Un Le Cutre. Il Memo Box. Not pies and fikes, non pizza e fichi. No pizza e fichi, davvero. Bello, bello, beh, bello. Sì, il braccialetto è un po' così. E Tiffany. È un po'. E Tiffany. Un po' Tiffany. Un po' free free, un po' Tiffany. Il solito. Fabio, Fausto, Fabio. Federico. Sempre il solito. Filippo. La Shoot. Inizia con F. Franco. Tu, solito Hamilton. Interstellar. Ah, questo qui è quello del papà, è vero? Sì. L'ho rivisto l'altra sera il film. Sì, l'ho fatto l'altra sera. Che bello. Ecco. E ho visto anche un video su YouTube, vi spiego la fine di Interstellar. Grazie. Grazie. Anche se sono dei film che ci sarebbe più bisogno, però. Sì, è vero. Marco Pagani. Pronti. Cosa abbiamo oggi di bello al polso? Tranquillo. Ah, poca spesa, tanta resa. Giusto. Fantastico. Vero. Posso farti una domanda personale? Perché tu non porti un Pagani? Hai ragione. Scusa. Te lo vendo io. Ho preso il GMT e la fine del mondo. Stasera non perdetevi la recensione. Pagani GMT, bellissimo. No, bello, non è uscito qualcosa stamattina. Ma hai detto che aveva avuto dei problemini di meccanica, no? No, avrà dei problemi di meccanica. Okay. Li avrà. In questo momento è perfetto, ma li avrà perché il movimento, sì, il materiale però, è un po' povero. Però, sono conto, li avrà tra un anno se lo usi tutti. Tra due anni. Se lo usi tutti. E costerà 45 euro cambiare il movimento. Che non è niente. E se lo usi tutti i giorni. Se non lo usi tutti i giorni ti dura 10 anni. Io c'ho in tempo a finire prima. Ma io dello uscito, no, eh. Al Pagani, hai ragione. È il tuo, Hai ragione. Salta annuncio. Ma chi c'è? Allora è uscito. Oh, Nico! Ciao! Ma tu non dovresti essere al Manerbio? No, stasera? Stasera? Cioè, ieri c'era anche Luca. No, ero in stasera. Cioè, no, ma anche oggi ho staccato proprio mezz'ora. Cosa abbiamo di bello oggi al polso? Nirvana. Un? Nirvana. Guardate Francesco. Che particolare quella lancetta di secondi. C'è quella scala pulsometrica azzurra, tra l'altro. Molto particolare. E il vetro è un vetro minerale, non è plexi. Ah sì? Sì, il vetro è minerale. Minerale bombato? Minerale bombato. Con lette ciclopiche. Sì, è uno dei primi noi diver. Bello anche il fondello, è stato una cosa. No, bello, bello. Poi c'ha il Tropic, quello è il suo Tropic originale. Ma in condizioni NOS praticamente. Il suo Tropic originale, un po' sporco. Ah, giralo che è al contrario. Così vediamo bene, Nirvana. Brand anni 60? Fine anni 60. Casse in acciaio? Per cui di alta qualità. Calibro Felsa 4007N. Cavolo! Un calibro utilizzato anche da marchi molto blasonati tipo Eberhard, eccetera, eccetera. Bravo! Bello, bello Nico, complimenti, un bello orologio.
Ciao. Vado a vedere il mio amico Dario cos'ha in esposizione. Voi avete già ho guardato. Visto, ho detto, ma qui fanno veramente entrare tutto. La Croix invece che cos'ha oggi al polso? Hamilton. L'hai visto grande? Hamilton quello... Ah no, è meccanico. L'hai visto grande Mariano? Bello. Militarino, eh. Cioè, cos'è che c'è? Boh. La mia amica Pamela cosa c'ha al polso? Sempre quello da ieri. Ma ieri non l'abbiamo inquadrato. Ah, è vero, hai ragione. È vero, hai ragione. Ecco. E adesso andiamo a trovare l'amico Dario. Ma no, ma sta lavorando, adesso sta lavorando. Oh, vediamo un vero youtuber all'opera. Luca. Perché due youtuber e smail che one. 3:20, 3:21. Per la storia dei tatuaggi. Ecco. È un cortocircuito YouTube. Scusate le spalle. Ma figurati. E poi ti gira e dici scusate la faccia. Non è così. Bello questo, eh? Tutti e due belli. Tutti e due sono belli, molto belli. Penso che qui loro non va santo. Questo è placcato, eh? No, dico loro in generale. No, va, con queste cose qui va. Questo è bello, dai. A un certo livello va. Ciao Ergis. Ciao caro. Watch check, cos'hai oggi di bello al polso? Un immersion, sì. Quello della serie di 500 anni, sì, della scoperta dell'America. Giusto, bello. Mariano, dimmi. Allora, raccontaci come va. Come è andata l'esperienza e della Svizzera e di oggi Olimpiate? Hai conosciuto? No, ma Dario l'avevi già conosciuto, vero? Sì, Dario, vi faccio vedere anche gli orologi, non mi regala mai niente. Dario? Frecciatina! No, sto scherzando. Non ho capito, no, niente. È assente in questo momento. È più grosso di me, non ce la faccio. No, devo dire che l'esperienza in Svizzera, per chi ha la possibilità, la consiglio a tutti. Perché si capisce realmente come viene realizzato un orologio. Tutta la difficoltà, l'impegno di chi ci lavora. No, devo dire che è stata una bellissima esperienza e ringrazio il grande Luca. Un grande Luca. Per quanto riguarda l'Inviate, è un bel mercatino. Un bel mercatino, sì, dai. Meno spartano di quelli di Napoli, meno spartano. Ma ti faccio una ricevuta? Di Napoli sono un po' più, però si trovano più orologi a Napoli. Quindi lo dico per farti venire. Ciao. Così venite. Verremo sicuramente. Anzi, faremo venire anche Dario a Napoli. Tutti a Napoli. Tutti a Napoli. Dario, ma... Io già devo andare in Calabria adesso. Ah sì? Sposa mio figlio in Calabria, San Giovanni in Fiore. Che bello, fantastico. Ma cos'hai oggi al polso di interessante? Un Breitling Sprint. Che bello, interessante. In vendita? No. No, è mio, me lo tengo io, bravo. Fai bene a tenertelo. Invece di qua cosa abbiamo di interessante? Di qua ci abbiamo un UFO... Di cose nuove, eh? Sei con UFO. Tiriamolo fuori così lo vediamo bene, dai. Richiesta. Richiesta 600. Arriva al check quando fate l'assistenza. Ormai ci sta, il prezzo è quello. Poi, come mai non è a zero il. Aspetta, cos'è che non è a zero? La lancetta dei seconds. Forse stava andando, sai? Probabile. Se lo blocchiamo e azzeriamo, vedi? Che è azzerato. Perfetto, così. Perché stava camminando. Sennò mi committano, come mai non era zero la lancetta? Poi. Poi me l'hanno bloccato. Philip Watch Caribbean 200 metri. Ho pagato 65. Ed usciva con la lunetta così, acciaio? Sì. Sotto c'è un anello, è monoblocco. Ah. Sotto c'è l'anello che trattiene il vetro. Ma l'avevi fatto online? Ma è costato un botto. Ho capito. Per cui questo anello qui si svizzerà, sì, o viene via pressione? Viene via pressione e sotto c'è un altro anello che trattiene il vetro. Con un'ora di ritardo. La corona è a strappo. Ho capito. Sì, sì, come le casse monoblocco. Omega. Un altro. Ansia ragno. E questo è il tenido d'ape. E questo è il secondo che vediamo. Con la cassa messa un po' meglio molto rispetto. Meglio. Molto meglio. Hai visto che bello, Teresa? Sì. Richiesta? 600. Ecco. Prezzo ragionevolissimo. 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 Adesso aspettiamo che scenda di quei 400 euro. Poi. Altro Omega bumper. Che bello, ma che quadrante, splendido. Quadrante due toni. Direi anche non ristampato, visto no, così. No, originale.
Bellissime le anse. Un po' in patina, ma è originale. Sì, un po' in patina, ma bello. Era 20 euro. Gli altri Omega penso che ce li avessi già visti. Gli altri li avevo già visti. Il girare Perego fuori misura l'avevi già visto. Sì, c'era Perego fuori misura, l'avevamo già visto. Cima trasformato in polso e un polso. Tanga. Questo qui l'avevamo già visto? No, questo è un Precimax. Belle, mi piacciono molto i quadranti di Precimax. 77-34 immagino. Credo di sì, se mi ricordo bene. Infatti c'è una cassa cromata, peccato. Purtroppo è così. Richiesta? 400. Ci sta. Allora, il Frecce Tricolori un po' di tempo fa me l'avevano cercato, per cui eccolo qua, è ritornato disponibile qui al banco del Dari, probabilmente ancora quello. Il cliente che stamattina mi ha fatto un cambio con un Accutron. La richiesta? Di più. 950. 950. Poi trattando magari anche a 900, sì, vediamo, ci dai. Ci sta. Non c'è scatola. C'è sempre un po' di trattabilità, no? Trattatrezza. Va bene, grazie Dario. Poi ti faccio vedere una chicchina. Fammi vedere la chicchina. Oh sì, qua ce l'ho preso, mi metto su per la... Le chicche, i commercianti li tengono sempre nascosti in tasca. Tutti i fondo magazzino. Soppino. Questo è in argento. Io lo indosso questi qua. E così 3-2-1. Precedente al 3-2-1, per cui è il 12 PC. Una cosa così. Le 46. Una chicca, insomma. Io cerco di organizzare tutto quanto per te. Con tanto di cinturino originale. Cioè, si chiama CRO C12 T2 PC. No, lui mi aveva invitato pure a manevra, ho detto guarda, io faccio manca a me a schifo. È precedente al 3-2-1. Non è buona ben di lato un po'. Io sono un po'. Trattativa privata qui. Sì, dai. Direi, sì. Direi trattativa privata, interessante. Che ti farò vedere adesso. Sempre Omega. Oh, ma qui hai un H, un 3H? Military? Sì, military, sì. Quello non l'avevamo visto. E questo è 3-2-1 però. No? No, neanche questo. Neanche quello. È il passaggio dal 3-2-1 all'861. Per cui è già uno smistamento a camme? Sì. 871. Ho capito. Cassa laminata in oro. Questo è del 64. Fondelli in acciaio. E si chiama Seamaster. Sì. E lo davano già per waterproof. Abbiamo visto l'anno in base a... ed è 64. Bello, quadranti in condizioni strepitose. Sì, bellissimo. Su due livelli, bello, mi piace molto. Interessante. Richiesta di questo? 2,5. 2,5. Ci sta. E invece vediamo il 3H. Vuoi vedere il 3H sì. Qua? Questo qui è in condizioni strepitose. Sì, questa penso che sia roba nuova. Non è il Porsche Design, No, però è molto che fa, sì. Buongiorno. Bello. Richiesta per questo? 500. Bello. Hai visto che bello te? Questo, ti dico la verità, è uno di quelli che mi piace. Forza, dai. Ciao, dai. Dai, quando è che compie gli anni Cesare, Teresa? Sempre a febbraio. Sempre a febbraio. Elio 3, che sta per il trizio, per chi non lo sa. Bene. Niente, poi c'è un paio di crono qua. Ah, non ho fatto vedere Luca questo crono tasca, magari era interessato. Cos'è, un Veglia? È un Veglia con una macchina bellissima. Ma dai. Che non ho capito che macchina è. Richiesta? 300. Erano 300, erano giovani e forti. Tu riesci a capire che macchina è questa? Li faceva anche la Valjoux. Potrebbe essere un Le Magne. Potrebbe anche essere Le Magne, anche Le Magne faceva... Non è marcato niente. Visto così a me sembra più Valjoux. Valjoux?
dal disegno dei ponti, è il classico disegno dei Vajoux. Allora, arrivati follower e un nuovo iscritto. Nuovo iscritto, nome? Fabio. Ciao Fabio, benvenuto al mercatino. Grazie. Di Limbiate. Watch check, vediamo cosa hai di bello al polso. Ho oggi. Seiko Sarb 35. Oh, JDM. Questo qui è nuovissimo, nuovo. È uscito di produzione un paio di anni fa in realtà. Ecco, non è nuovo. No. Non è nuovissimo, però è molto recente. Questo ti fa capire quanto ne capisco io di Seiko. Era però nato nel mercato giapponese, l'hanno esportato anche per un breve periodo in Europa e in America, ma tipicamente è stato commercializzato in Giappone. Bello, come ti trovi? Molto bene, dimensioni... Movimento di questo? 6R15. Sì. Per cui quello un po' più bello. Sì, vetro zaffiro all'epoca aveva anche un prezzo davvero competitivo, stava sui 350 euro, quindi si comprava bene. È davvero bello, sì. A parte il bracciale. A parte il bracciale che per Seiko è sempre... Sì, Seiko. Purtroppo il Seiko si sa che... perdono un po' sul... bella anche la massa, così vagamente sì. Rifinita. Sì, carino. Dimensioni contenute 37 mm per me è eccezionale. Benissimo, 37-38 è la misura ideale. Tu invece ricordami il nome? Emiliano. Emiliano, cos'hai di bello oggi al polso? Io ho una piccola chicca per i poveri. Questo è una HMT indiano, revisionato, mi è... praticamente costata più la revisione che l'orologio normale. Normali. Però è precisissimo, leggero ed è una cosa che pochi conoscono e che apprezzano perché appunto è economico. Certo, certo. Bomba. Questi sono orologi che si comprano mediamente anche sulla baia intorno ai 30 euro. Anche meno. Anche meno. Io però sì. State attenti ai falsi, è pieno di falsi. Pieno di falsi, vero. Però monta un Citizen meccanico come movimento. Per cui. HMT. Perfetto. Simpatico. Bene. Allora adesso ti do il famoso portachiavi al nuovo iscritto. Che mi invidiava. Ti invidiava? Sì, Eccolo qua. Grazie. Prego, caro. Ciao e buona caccia. Grazie. Ciao, ciao. Mariano, ma adesso così casualmente mi è caduto l'occhio sul tuo polso. Vabbè, tu vai sempre in giro con due orologi al polso. Sempre. Ma ne hai uno molto interessante. Facci vedere, scusa. 8 calibro 191. Bello. Che si può indossare solo a Milano perché a Napoli mi rapina. Sì, no, dai. Io mi toccherò a Napoli. Dall'altra parte invece cos'hai di bello? Centina Club 200. Oh, aspetta che c'è il riflesso pure. Fantastico. Ovviamente sul Certina c'è il braccialetto MDM, giusto? Invece qui c'è sempre la fede, non si... L'amico orologiaio, grazie amico mio, sei fantastico. Si pensava di andare a fare un po' di bisboccia. Vabbè, vogliamo andare a fare bisboccia? Rossecchino, via, pronti via. Oh, questo è... Aspetta, cioè, dobbiamo immortalare. Lasciamo in diretta. Allora, ricordami il nome. Andrea. Andrea, da di dove sei? Da Carnago. Carnago, per cui giochi in casa. Ma oggi, per esempio, già che ci siamo, watch allora, check. Adesso mi dovete aiutare. È un diver, però la macchina ancora non sono riuscito, cioè non l'ho mai aperto. Se lo vogliamo aprire in diretta per capire che carico. Cassa in acciaio o laminata? Acciaio. Andrea, vedi? Bello. Che azienda è? Che cosa c'è? Bravo, no? Bravo. È De Mieux, francese. Ci avrà un l'ursa dentro, forse. Io l'ho visto su eBay a 800 euro. Che bello. Cosa ci regali? Allora, siccome voi siete i miei youtuber preferiti, grazie. Voglio farvi un regalo a entrambi, uguale, così almeno... Uno così Mariano, non litighiamo. Dopo, grazie caro. Poi privato ce lo scambiamo. Sì. No, adesso dovete cambiarlo. Grazie, gentilissimo. Grazie. Lo facciamo aprire da amico. Teresa così almeno vediamo. Ciao. Attenzione. Tada. Sono la scatola, ragazzi. Ah, è la scatola. Perfetto. È un orologio. Non l'avevo capito. Tu l'avevi capito? Fantastico. Va bene, va bene. Allora, signori e signori, è un cadeau. Va benissimo, grazie Andrea. Grazie Andrea. Ci metteremo dentro un bel bulova. Grazie caro, gentilissimo. Il mio braccialetto ce l'hai già? Ce l'ho tenere io. E allora adesso ti do ricambio con un bel braccialetto. Adesso ci stiamo preparando per andare a fare bisboccia e oggi metteremo in seria crisi il bar perché siamo un po'.
Ah, ieri sei venuto solo nel casino, non è vabbè, motivo in più per il non posso più andare su Bette, ma ammazza. No. Su dove? In Svizzera. Mi fa, se, no, ciao Mariano, mi fa, qui? Se viene Mariano non portarlo su da te, se io c'ho sopra ufficio e dove tengo gli orologi. Non portarlo su, Betty era andata al supermercato e ha detto vieni su, vieni su, vieni su, non dirò cazzo. Perché non doveva venire su? Cioè, le donne. La, la suburra più elettrica. Globale, cioè. Vai, si vergognava. Cosa fa? Cosa dicendo? Siamo rinfrescati. Non so, però non mi appartiene. Mariano, fai la chiusura del video per il canale Microorologiaio. Aspetta che ho bevuto un po'. Sto scherzando. Bene amici, siamo arrivati in conclusione di questo video. Bene amici, siamo arrivati in conclusione di questo video. Con questo video, Mi raccomando, iscrivetevi al canale, sputate la campanella per le prossime notifiche e se il video vi piace, un grande like. E abbonatevi al canale. Abbonatevi al canale e Vintage domina. E sempre, sempre solo. Ciao. Ciao a tutti, ciao 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 ciao! Salutate amici! Ciao ciao!